Moda dedicata a tutta la famiglia, uomo, donna e bambino, senza dimenticare gli accessori, protagonista di questa puntata insieme a Maria Monsè, subito dopo la copertina e la sigla. Cara Maria, ben ritrovata su Moda, un anno esatto grazie, di distanza dalla tua presenza qui sul programma, questa volta in una veste nuova, perché l'altro anno ci incontrammo in quanto autrice, scrittrice di un libro, Sì. Per avere tutto e subito il mio tutto quarto subito, libro, quindi tra l'altro mi sono anche io meravigliata di me stessa, nel senso che i libri ormai erano un percorso che io stavo portando avanti, quindi insomma quest'anno pensavo, se tutto va bene ho in mente questo quinto libro che avrei dovuto far uscire, ma invece ho avuto un'ispirazione. La moda ha conquistato anche me, infatti ho creato questa linea di moda che tra l'altro si chiama come mia figlia Perla, si chiama e anche come me, Perla Monsè. In realtà questo nome è nato perché questa linea di moda non la faccio io da sola e basta, ma con uno stilista che è anche specializzato soprattutto nella creazione di camicie, che si chiama Virginio Finizio, e anche insieme a un designer di borse che si chiama Carlo Cecchini, borse e scarpe, però con me fa soltanto le borse. Allora io ti invito subito a venire con noi, perché abbiamo detto puntata dedicata a tutta la famiglia, sulle passerelle di Milano Moda Uomo, per vedere che cosa, quali sono le novità e chissà che non si possa trarre qualche ispirazione anche da lì per un futuro. Che cosa resterà della nuova tornata di collezioni maschili per la primavera-estate 2013 in scena la settimana scorsa a Milano? Che cosa resterà di 4 giorni per 41 passerelle e 40 presentazioni arroventate da un'alta temperatura non solo climatica ma anche economica? Di certo quella zampata vigorosa, energetica, tinte forti con cui aziende e stilisti del Made in Italy rispondono a mortificanti tempi moderni. Una manciata di minuti, a volte meno di 10, per stabilire o ristabilire una leadership che ancora ci vede primi al mondo per stile, il bello stile italiano che ovunque ci fa riconoscere, guardare, imitare. E resteranno poi delle immagini, o meglio, dei fermo immagine, come quelli regalati in chiusura di una delle sfilate più emozionanti, Dolce & Gabbana, con la loro pattuglia, un drappello di siciliani veri, autentici, maschi siculi che affrontano la passerella con tutta la fierezza della loro terra, il mento in alto, la posa orgogliosa, tutti insieme, impiegati, pescatori, medici o disoccupati, in un casting durato mesi tra Palermo, Taormina e Catania per arrivare a quei 70 indimenticabili volti dai 13 ai 43 anni. Fotogrammi di un neorealismo legato da cinture a vita alta, pantaloni lunghi o più corti, maglie a righe e quelle giacche leggere come un velo di chiffon, chiaro esempio di sartoria ed eleganza del nostro bel paese da nord a sud. Campioni italiani dunque, se non nello sport, almeno nello stile. Campioni come quelli ritratti da Domenico Dolce per la prima volta dietro l'obiettivo in veste di fotografo, autore di un libro album che viene presentato nella serata della sfida, quella con la maiuscola Italia-Germania. Vinciamo noi e per quella notte è festa, grande e calda. Ma ricorderemo anche quel fugace affaccio davanti al suo pubblico in festa di Jill Sander, stilista di Amburgo, il minimal come credo che negli anni 90 le impose e oggi di ritorno al vertice creativo della sua casa. 8 anni, tanto era durata la sua assenza dalle passerelle, ma Frau Gila è lì, in quel rientro affidato alla visionaria e apparente semplicità di candide camicie, dei suoi famosi soprabiti, dalla linea asciutta, over che si uniscono a completi dalle inedite architetture sartoriali in colori spesso doppi e anche notturni.
peccato solo per i capelli di quei modelli apparentemente passati al tosaerba. Trench di nappa lavata con enzimi in grado di regalare un aspetto vissuto e ultraleggero, giacche destrutturate, colori sobri. Per Casa Cornegliani lo stile è nei tessuti, nei dettagli, nelle tonalità, ma anche in una certa attitudine più rilassata e apparentemente informale di indossare i capi. Adesso la società è molto sportiva, è molto casual, il modo di vestire e anche i rapporti tra le persone, quindi sicuramente dobbiamo fare un abbigliamento più rilassato, molto giovane, molto moderno, non troppo rigido. Belli, senza ombra di dubbio, sono anche i ragazzi di Ermanno Cervino. Dopo un giretto nel backstage che rimette tutti di buon umore, a parlare è una sfilata che non lascia dubbi. Ottima scelta di colori, quel blu che vira sull'azzurro e che ritorna quasi in omaggio al nostro mare e alle migliori e mediterranee estati. Le camicie di lino masticato ad arte, le giacche sartoriali in tessuto tecnico, le sciarpe chiamate a sostituire la cravatta per decorare e completare il look e rendere quei ragazzi belli e possibili, in passerella come nella vita. L'ispirazione è libertà. Non mi piace l'uomo vittima del vestito, che sia un guerriero, che sia... c'è del militare, c'è dell'azzurro, ci sono... Io ho lavorato per cercare di fare un grande carisma pur nella libertà. Eleganti da ammirare e teneri da accarezzare grazie alla seta che ritorna e che scandisce tutta la nuova collezione Ermenegildo Zegna. Resta impresso il colore luminoso del tessuto, disegna stampa e leggerezza, le silhouette dei capi, pantaloni e giacche dalla linea sottile e definita. Un tocco di calibrata eccentricità vagamente dandy che si salda sul rigore della più forte tradizione sartoriale italiana. La seta è stata una scoperta dell'estate in corso perché era un materiale utilizzato dalle donne, dalle belle donne, donne che credono nella qualità, e ci siamo detti perché non lo possono copiare anche gli uomini. Io trovo che questa collezione sia proprio una fusione tra l'eleganza sartoriale italiana e questa voglia di giovinezza, di rinnovamento e di positività. Tempi non facili e consumatori in fuga. La sfida nel ridisegnare l'abbigliamento maschile è ardua, ma il guanto ben lo raccoglie Bottega Veneta. La chiave è nel gioco di sovrapposizioni, nella tunica che rientra di diritto nell'armadio della prossima stagione, in camoscio cotone, nella gamma dei colori più raffinati, in quell'estetica da giramondo di lusso che mai dimentica una giacca sariana o un ricercato ma calibrato decoro di frange. E a proposito di decori, anche urbani, se così si può dire, Metradamo, storica azienda milanese che ha nel pantalone il suo riconosciuto cavallo di battaglia, presenta la sua nuova collezione appendendo i suoi migliori e più nuovi panni. Morbidi, a colori, trattati con lavaggi speciali. Insomma, quasi un bucato ma eccellente, davvero ben riuscito, che piace e fa allegria, nel segno del miglior Made in Italy, tra moda e cinema. Credo che esista un'eleganza maschile che forse si è persa un pochino e che invece penso che faccia piacere. E sempre a proposito di cinema, batte invece a Cinecittà il cuore di casa Hogan. Il marchio di Diego Della Valle, divenuto più che famoso grazie alla sua Interactive, scarpa da Oscar per consenso popolare, alla quale oggi si aggiunge la Dress X, reinterpretazione della stringata maschile in versione sportiva e più leggera, gira negli studios romani la sua nuova campagna pubblicitaria. Testimonial Stephen Dorff, l'attore americano protagonista di Somewhere, diretto da Sofia Coppola e ritenuto, con evidenti ragioni, il volto più convincente di una dolce vita di ritorno. Marcello Mastroianni. Per la campagna mi sono ispirato allo stile di Marcello Mastroianni e Federico Fellini. Un po' playboy, molto sofisticato in quegli abiti dai colori accesi, squillanti, il rosso, l'arancio, il blu, ricercato in capi dai tessuti preziosi, in mano spesso una borsa in pellami di altissima qualità e quel segno, quelle bande a colori che hanno subito un nome, una sigla e una sorprendente direzione creativa.
quella di Frida Giannini per Gucci. Declinato seguendo la grande eredità della casa, il suo ideale maschile è doppiamente visibile in passerella come nel parterre, dove siede, simbolo di uno stile mediterraneo chic, il nostro bravo e bello Luca Argentero. Cosa ti piace di Frida? Ragazza romana, un fiore d'acciaio l'hanno definita. Donne con carattere, donne che si sanno far valere. Io non lo dico per scherzo, però mi auguro che un giorno avremo un presidente del Consiglio donna. Non che stia candidando Frida, ma in generale il genere femminile in Italia porta bene, fa bene, quindi grande stima. Il punto di partenza principale è sicuramente il colore che in qualche maniera è stato anche diciamo reinterpretato grazie ad una meravigliosa borsa vintage degli anni 60 che abbiamo recuperato in un'asta pochissimi mesi fa e per me rappresentava esattamente tutti i colori dei Gucci, del mondo di Gucci. Qualche follia si vede sempre in passerella, ma dalla follia siamo anche un po' circondati perché in galleria ancora per una settimana espone questa Crazy Vibes, pazze vibrazioni, che è un po' un mondo odierno, le follie del mondo odierno reinterpretate da due artisti, John McRae e Franco Silvestro. La tua pazzia di moda? La mia pazzia di moda secondo me è questa di cui stiamo parlando, perché sinceramente questa. Sì, è una pazzia perché al giorno d'oggi in effetti la crisi c'è, è presente, quindi diciamo che io da sola con le mie piccole forze, perché per quanto mio marito sia un imprenditore molti hanno pensato vabbè tanto per te è facile, paga lui, è facile, invece mio marito ha detto toglimi via da mezzo, proprio ha detto no. Alla napoletana, io ho tanti altri problemi da dovermi risolvere, figurati se posso aiutarti, infatti io appunto con il mio gruzzoletto che me lo devo tenere caro, quindi ho fatto una pazzia. Dove diciamo. Le produci queste borse? Dove vengono fatte? Allora, perché sai che c'è molto il problema della realizzazione in Italia, all'estero, insomma, l'etica certo, del assolutamente prodotto. Assolutamente tutto made in Italy. Le camicie vengono create a Napoli. Quindi proprio l'artigianalità vicino Napoli, partenopea. Sì. E invece le borse vengono create da questo designer che è assolutamente noto per il suo made in Italy, qui a Roma, in via della Lungaretta. C'è ecco, quindi proprio fatte, realizzate, sì. Proprio homemade. Sì. Adesso sì. Ti portiamo invece con noi a vedere una sfilata generalmente molto effervescente di costumi da bagno, la nuova collezione Maria Victoria's Secret, e chissà che non ti venga il guizzo di firmare anche un giorno, chissà mai, una collezione di beachwear. Andiamo a vedere insieme. Mettete insieme le top model più famose del momento, date loro appuntamento in un angolo di paradiso terrestre che risponde al nome di Bora Bora. Aggiungete dei costumi da mare ad altissimo tasso di seduzione, come quelli firmati da Victoria's Secret, e il gioco, facile, è fatto. Il colosso americano di abbigliamento intimo, famoso in tutto il pianeta grazie ai suoi angeli super sexy, lancia la sua nuova campagna pubblicitaria tra le più calde di questa calda estate. E donne mozzafiato in un paesaggio d'incanto, la più sorprendente isola della Polinesia francese, amata ieri da Paul Gauguin e ancora oggi preservata nella sua incontaminata bellezza, si rivela la cornice ideale per gli scatti dedicati alla nuova collezione di costumi da bagno. Pezzi forte, slip con fiocchetti, reggiseni a triangolo, colori vivaci e naturalmente loro, le magnifiche Victoria's Angels. Da quando lavoro come modella ho viaggiato tantissimo e ho avuto la possibilità di vedere i posti più belli del mondo, ma non ero mai stata qui. Questo sì che è un paradiso. Devo ammettere di essere veramente fortunata a fare questo lavoro. E poi, come sempre, Victoria's Secret non delude le aspettative. Anche per questa collezione ha creato un beachwear moderno, colorato, ma soprattutto comodo. Sono già stata qui un paio di volte, ma è sempre bello tornarci. Il paesaggio cambia di continuo, i colori del cielo, come quelli del mare, sono unici.
È davvero il posto ideale per realizzare la nuova campagna di Victoria's Secret, perché sia in spiaggia che nell'acqua i costumi risaltano tantissimo. E poi è bello ritrovarsi con tutto lo staff, dai parrucchieri ai truccatori al fotografo. Sono persone fantastiche, c'è davvero un bel clima. Non posso proprio dire che questo sia un lavoro. Una nuova collezione ad alto potenziale seduttivo, come dimostrano anche i nomi dei capi: Beach Sexy, Forever Sexy e Very Sexy. Promessa di un'estate ad alta temperatura per noi tutte. Il bikini per ora è fornito, in quanto al resto si può sempre decidere per una vacanza in montagna. Ecco, rientriamo con Maria Monsè e con questa sua nuova collezione di accessori, presentata tra l'altro con un grande party ad alto tasso di popolarità e di amici che sono venuti a festeggiarti all'Open in Colonna di Antonello Colonna. Qual è, diciamo, il tuo pezzo preferito, il pezzo immancabile nella tua estate, Maria? Il pezzo immancabile della mia estate ovviamente sarà questa camicia con le perle e anche con qualche pesciolino, che poi tra l'altro questi pesciolini sono del tipo di pelle e delle borse, quindi praticamente sono accoppiate le camicie con le borse, quindi se la borsa, per dire, ha una specie di stampa di coccodrillo, che poi non è vero coccodrillo ma che sembra di un colore, per dire, rosa, la camicia avrà il colletto di questo rosa di coccodrillo, della pelle, perché ovviamente c'è il rapporto. C'è un'attenzione. Ti facciamo vedere però un servizio realizzato ultimamente a Pitti Immagine Bimbo per la gioia di Perla e dei suoi amichetti di piccola età. Piccoli consumatori crescono nella 75esima edizione di Pitti Immagine Bimbo, la manifestazione fiorentina dedicata alle novità per la primavera-estate 2013 dell'abbigliamento da 0 a 14 anni. 491 marchi, di cui 195 esteri, ben 11.000 visitatori e oltre 7.000 buyers decretano alla Fortezza d'Abasso il successo della rassegna, insieme alla ripresa del comparto Moda Bimbo grazie alla spinta dei mercati esteri, soprattutto dell'ex Unione Sovietica. Un dato confermato dagli oltre 300 compratori provenienti dalla Russia, accanto a una serie di new entry, stillini tra queste. Nato solo nel 2004, il marchio si presenta oggi come una delle più importanti realtà sovietiche nel segmento medio-alto della moda junior, che proprio da Firenze avvia il suo piano di espansione in Europa. Rivolge lo sguardo ad est e alla Federazione Russa in primis anche Mona Lisa, il marchio aretino che fa proprio il motto: eccellere in innovazione, creatività e praticità d'uso. La nostra cura, la cura dei nostri prodotti, le rifiniture, i colori, la moda, io credo che faccia parte tutto di un mondo che è la nostra cultura, è la cultura italiana, è quello che noi cerchiamo di esportare. Comfort, vestibilità e un pizzico di divertimento. Queste le parole chiave di un guardaroba a misura di bambino presentato su passerelle che a volte si sfogliano proprio come una fiaba. È un'Alice nel paese delle meraviglie in versione pop, quella cui guarda Miss Grant in una sfilata condita dalle note odorose della sua seconda fragranza per bambine. L'allegria dei colori accesi conquista invece Fun and Fun, tra stampe di fragole, mele e lamponi, accanto a decori di fiori tropicali. Linee confortevoli, capi resistenti e tessuti naturali come il cotone interlock sono i punti di forza di Dandelion, il nuovo marchio di abbigliamento e accessori da 0 a 6 anni, ideato da Nicoletta Romanoff ed Elisabetta Tugliani. I nostri capi sono tutti made in Italy, infatti tutti in Italia, dalla prima all'ultima fase, con tessuti rigorosamente italiani. Di conseguenza noi anche con questo vogliamo dare un messaggio che comunque si può fare se si ha voglia e si crede in qualcosa, si può fare anche nel nostro paese.
Dalla culla ai primi passi, giovani indossatori crescono alla fortezza da basso. Si gioca alle piccole Audrey Hepburn da Elsie Girl, tra gonne dal sapore anni 50, abiti e t-shirt a fantasia di pois e di fiori. Conquistata dal romanticismo di abiti a palloncino e gonne tutù è Miss Blue Marine, linea junior di Anna Molinari, quartier generale e cuore a Carpi in Emilia. La collezione è nata prima del terremoto, quindi molto romantica, molto dolce, e trovo che sia giusto che i bambini non soffrano per queste cose. Ma Pitti Immagine Bimbo si conferma anche serbatoio di appuntamenti ed eventi in grado di coinvolgere l'universo baby e junior tra moda, musica e solidarietà. Da Guest Kids è una folla di giovanissimi quella che accoglie Alessandro Casillo, vincitore di Sanremo Giovani 2012, qui in veste di ambasciatore di uno stile comodo e scanzonato. Arrivano in tanti anche da Blauer Junior per festeggiare le due speciali t-shirt messe in vendita per raccogliere fondi a sostegno del progetto Case Accoglienza Tommasino della Fondazione Baciotti, nel segno di una moda allegra, colorata e generosa più che mai. Ecco, rientrando dalla moda bimbi, tu che tipo di mamma sei? Attenta appunto a vestire tua figlia secondo gli dettami, oppure sei più sull'essenziale e sul pratico? Io sono attenta a seguire i suoi sogni, nel senso che siccome lei, come tutte le bambine, è innamorata delle principesse, di tutto questo mondo incantato, di questi film che segue, che sono sempre molto romantici, quindi lei desidera sentirsi una principessa, allora io cerco di vestirla con degli abiti romantici. Ci sono delle mamme che poi magari appunto capiscono che la bambina ha questa tendenza, perché ovviamente tutte le bambine si innamorano del sogno del principe, delle cose che sono proprio come nelle favole. E tu invece che bambini eri quando tu eri bimba? Che tipo di bambina eri? Sì, io ero così. Amante dei vestiti? Ero amante dei vestiti particolarmente romantici, quelli che sono stati infatti messi da parte. E poi se c'è stata una cosa che proprio mi ha dato molto fastidio è stato quando mia madre mi tagliò i capelli. E quindi praticamente io... E quindi adesso capelli lunghi. Capelli certo. Lunghi, mia figlia ha pure i capelli lunghi, è molto caldo, però noi leghiamo questi capelli perché i capelli devono essere lunghi assolutamente. E per carità, anche d'estate. Ci fermiamo due minuti per il focus e per il break e poi la chiusura con te su un ultimo pezzo che ti piacerà, credo, abbastanza di moda. È firmata dall'obiettivo di Bruce Weber la nuova campagna pubblicitaria Acqua di Gio di Giorgio Armani. Ispirata all'isola di Pantelleria, la fragranza maschile, fresca e sensuale, ha nel nuovo spot il volto del modello canadese Simon Nesman, bellezza e fascino apollinei. Sempre composta dal naso profumiere Alberto Morigliaz è anche Acqua di Gio Essenza, la nuova e più intensa interpretazione del classico profumo della casa, un concentrato di forza e sensualità in puro stile Armani. Titola 75 anni di Barracuda, l'evento realizzato in collaborazione con Pitti Immagine Uomo dall'azienda VP, lavoro in corso per festeggiare i suoi 30 anni di attività insieme all'acquisizione dello storico marchio inglese Barracuda. Presentata per l'occasione la collezione Primavera-Estate 2013 del brand che da sempre accompagna lo stile musicale britannico, un connubio ben sottolineato dallo speciale DJ set che ha animato la notte fiorentina. Stile maschile inglese ancora sotto i riflettori di Pitti Immagine Uomo con la casa di moda Ben Sherman che si avvia a festeggiare i suoi primi 50 anni di attività presentando in esclusiva la sua nuova Easy One Collection. La collezione Easy One, che richiama nel nome il codice postale di Londra, è ispirata alla sartoria inglese. Abbiamo aggiunto materiali, tagli e colori innovativi.
Radicato nella cultura mode inglese, il marchio britannico si prepara a soffiare sulle candeline il prossimo anno, regalandosi anche un piano di espansione in Europa, con nuove aperture a Londra, ma anche nel resto del mondo, dal Canada al Sudafrica, dal Messico all'Australia. Torniamo in onda in questa calda puntata estiva con Maria, posso dire a questo punto, disegnatrice, designer di accessori. Sì, dai, lanciamoci. Tu tra sei tra le prime, perché poi io cerco di essere molto modesta in questa mia nuova veste. Quindi tra l'altro c'è una parte importante che è lo scopo benefico, perché tu hai voluto sostenere una onlus. Infatti, si chiama la Happy Family Onlus, proprio perché questa linea nasce perché... appunto per l'amore, per questi miei grandi amori della mia vita, che sono appunto mia figlia, i bambini e anche la moda, che da sempre mi ha appassionato. E quindi, a proposito dei bambini e renderli felici e farli sorridere, abbiamo pensato che una parte del ricavato di questa linea per la Monse verrà devoluta alla Happy Family Onlus, che si occupa proprio della ristrutturazione degli ospedali pediatrici in Italia e nel Lazio. Per l'assistenza regaliamo un sorriso, questo mi sembra molto importante. E allora Maria, adesso ritorniamo ancora una volta insieme sulle passerelle milanesi, andiamo. Indimenticabili giornate al mare di casa nostra. Trussardi invita i suoi ospiti a una sfilata in giardino con giovani modelli dal look impeccabile, curatissimo ma disinvolto, pronti a volare in spiaggia con tanto di cane al seguito e bicicletta. C'è una grande storia italiana, quella dell'azienda del Levriero. C'è il senso della famiglia espresso in quell'atmosfera rilassata della casa di vacanza, dove coltivare un bello stile fatto di eccellenza educata anche nel vestire. E naturalmente ci sono loro, Beatrice, Francesco e Gaia, gli eredi di un patrimonio del Made in Italy non solo di moda. Questa volta il target è proprio un ragazzo, è il fittizio giovane figlio di casa Trussardi, che invita tutti i suoi amici al mare e vanno alla spiaggia, nel percorso della casa alla spiaggia, con i cani, con le biciclette e tutti i loro accessori tipici del mondo Trussardi, iconici. Welcome to Milan, Versace backstage. Riallacciamo il filo da dove eravamo partiti, da che cosa resterà di questa nuova edizione di moda maschile. Un altro fotogramma indimenticabile sotto diversi punti di vista, quello con cui si apre la sfilata di casa Versace. Calzari e cinturoni borchiati e dorati, vestaglie in seta decorate dalla famosa greca, lanciano insieme al nuovo abbigliamento intimo e mare anche la provocatoria sfida della biondissima Donatella, che in un teatro arena porta sotto i riflettori sbalorditivi emuli molto fashion di Rocky, Elvis e Maximus il gladiatore, tutti in versione sexy rock. Sei uomini tosti, con tanta forza. Adesso qui sono rappresentati da gladiatori e da pugili, perché mi sono ispirato un po' a questo mondo di gente che vuole vincere. Tra visioni, provocazione, eleganza o discrezione, le passerelle maschili mettono in scena le mille e una sfaccettatura del nostro Made in Italy. Differenti consumatori per un unico scopo, provare a restare prima al mondo acciuffando i nuovi mercati. Come l'India, terra cui guarda con consueta effervescenza creativa Kin Etro. In una passerella circolare, emblema del vortice del cambiamento, su schermi che riflettono e ingigantiscono le immagini, in una fusione spettacolare di innovazione che passa dall'arte astratta a una più che reale industria di abbigliamento, l'effervescente Kin mette in scena i suoi ragazzi in turbante e fruscianti completi in seta, il tradizionale disegno Paisley in colori ispirati ai tramonti di Jaipur. Giocare sempre, giocare con cultura, con intelligenza, con etica non fa male, e devo dire che sono cresciuti anche fatturati. Cambio di set, di azienda, di atmosfera. Da Dax, storico marchio di abbigliamento maschile su misura dal DNA inglese, con 100+ anni di storia alle spalle, humor britannico e stile elegante viaggiano di pari passo. Un quarto di dandy, un quarto di city londinese, un altro di spiritosa ironia e un ultimo colpetto finale alla ricerca di un'estetica così speciale come la vuole Filippo Scuffi, il direttore creativo. Ho pensato al cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie, un uomo intelligente, ironico, con dei pigli divertenti.
Osare con discrezione nel segno della migliore tradizione artigiana per ridisegnare l'eleganza maschile è anche il credo di Francesco Russo, direttore creativo di Sergio Rossi. Grazie ad una serie di meticolosi passaggi manuali, le classiche stringate da uomo prendono colore, o meglio, due colori. Si rivestono di un'anima un po' rock e si decorano con occhielli e dettagli presi in prestito dal mondo del mare, della vela, dello sport. Sono dei passavela utilizzati nell'universo della vela, no? Per il passaggio delle corde, e che quindi io ho rubato e li ho fatti diventare dei nuovi brogue, delle nuove francesine inglesi. Quel tocco artigianale in cui si riconosce l'eccellenza italiana. Un vanto da Santoni, l'azienda di Corridonia, fondata nel 1975 da papà Andrea e oggi saldamente nelle mani del figlio Giuseppe, attento a sviluppare e preservare un patrimonio di cultura del saper fare e bene a mano. Regalando sorprendente leggerezza alle calzature per i tempi già leggeri delle migliori giornate in libertà o rivestendo di nuove tonalità le più classiche scarpe maschili. Quest'anno ci siamo divertiti a creare delle doppie tonalità di colore su pellame molto speciale come il coccodrillo, dove abbiamo creato una prima base e poi colorato in superficie con un altro colore. Dai colpi di colore al bianco siderale, un candido scivolo porta in scena i modelli di Casa Prada, ragazzi ma anche ragazze, tutti vestiti allo stesso modo. Abiti rigorosi, asciutti, linee pulite, profili a contrasto. Di Miuccia Prada si è detto tanto e altrettanto si conosce del suo carattere anticonformista e controcorrente. La riprova è ancora una volta lì, sotto gli occhi di tutti, grazie a quei capi dal carattere unisex che poco concedono al colore e molto alla ricerca di una nuova estetica. Silhouette asciugate, essenziali, bande laterali che si spostano dall'esterno all'interno dei pantaloni e insieme quella riga che corre su femminili top e maglie maschili, piccoli flash di colore e tagli geometrici. Capi che piaceranno a lui e che indosserà anche lei. Chissà se Miuccia li ha pensati per gli esili tempi moderni dove i budget smagriti si combattono con guardaroba in comune. E a proposito di guardaroba, come non ricordare la famosa scena in cui un giovanissimo allora, Richard Gere, sceglieva l'abito giusto in American Gigolo. Il look voluto da Giorgio Armani puntava anche sul cavallo di battaglia, quella giacca necessaria allora per regalare sicurezza e oggi indossata con un tocco di disinvolta nonchalance. Armagnano lo show, l'abbinamento dei colori, l'estetica dei capi tra pantaloni fluidi, maglie morbide, camicie aperte in un atteggiamento rilassato ma anche studiato per sottolineare l'importanza dell'educazione al gusto, a un buon gusto armagnano appunto e anche italiano, al quale va la dedica del fotogramma di chiusura. D'estate ci sta bene un po' di sparkling, no? Di glitter, cioè d'estate si può osare un po' di più, no Maria? È vero. Sì, d'estate infatti noi donne andiamo sempre in giro con gli abiti corti perché tanto abbiamo un po' di abbronzatura. Si può fare. Poi d'estate ci sono tanti party, io già sono ormai definita una donna mondana perché molti sanno che mi diverto nel frequentare. Sì, sei presente. Sono così. Sempre presente, sì. E quindi come non esserlo anche adesso. E devo dire che anche l'infaticabile tuo marito però è presente. Quindi non so se alla fine forse il mondano è lui che trascina come la storia. Il termine infaticabile adesso glielo riporterò. Auguri per tutto, auguri per un'estate. A casa un augurio di una buona settimana. Io vi ricordo che qui dalla Galleria d'Arte Il Ponte Contemporanea si va ancora avanti per una settimana con Crazy Vibes, Pazze Vibrazioni, la mostra che racconta un po' la pazzia del mondo odierno affidata alla doppia personale di John McRae e Franco Silvestro. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ciao Maria. Ciao a tutti.